Siamo con il presidente e responsabile commerciale della cooperativa Forneria Orvietana, il presidente Constantin Romandas e il responsabile commerciale Riccardo Marcucci. Perché siamo qui? Recentemente CNA ha spiegato in un comunicato che siamo di fronte al terzo aumento del prezzo del pane in meno di un anno, diciamo tra Sì. gennaio e giugno. E poi ogni giorno dappertutto sentiamo dire aumento dei costi della farina, aumento dell'energia elettrica, dei costi generali, eccetera. E quindi chi meglio di chi produce pane qui a Orvieto, uno dei principali produttori di pane, ci può dire effettivamente come stanno le cose. Iniziamo ovviamente dal presidente, altrimenti poi dopo sono in picci. Allora, presidente, oggi com'è la situazione? Al momento la situazione sul pane, siamo messi come fornitori, siamo messi male. Quali sono le cause che siamo messi male? Il problema è un periodo di un anno, anche meno di un anno, già abbiamo aumentato l'listino del pane, del dolci secchi, questi che stiamo a produrre noi. Già terza volta, siamo adesso per aumentare un'altra volta perché è impossibile di andare avanti sui listini che sono di oggi, perché praticamente la farina, un esempio, la farina, se noi l'anno scorso paghiamo 34,5 al chilo, oggi stiamo a pagare 60 centesimi. La differenza era doppiata. Eh sì. Non parliamo perché praticamente il forno non stiamo a lavorare col metano, col gas. Col gas siamo messi completamente male. Se prima stavamo a pagare un metro cubo di gas 25 centesimi, adesso stiamo a pagare 1,20 È un euro. po' un problema Abbiamo questo cambiato di alla breve tutti. di una settimana fa, abbiamo cambiato fornitore perché praticamente col fornitore che mi stavamo fornato col gas e con l'elettricità, mi hanno detto che il gas sarà 1,40 euro. Abbiamo Avete trovato un cambiato altro. immediatamente Sì, abbiamo fornitore. trovato. Speriamo che praticamente adesso, no, uguale, adesso abbiamo contattato con il fornitore del gas, sarà 0,91 un metro cubo di gas, uguale Sempre meglio di più di sempre. un euro, Però insomma, ecco. un po' meno. Sulla bolletta totale, noi eravamo un'azienda che spendeva sui 1.800, 2.000 euro, ma 2.000 euro al mese non abbiamo passate. Adesso riceviamo bollette di 6.000 euro, 6.500 euro. Anche di È più di come 7. avere due dipendenti in più Esatto. senza aumentare produzione. Esatto. Che Due dire? dipendenti improduttivi, mettiamola così. Sì. A proposito, visto che ha preso la parola anche il responsabile commerciale Riccardo Marcucci, sono cambiate le richieste? Allora, sul pane sì, perché il pane sta ormai da un decennio forse, negli ultimi sicuramente 7-8 anni ha una decrescita nei consumi evidentissima e alla luce di tutti. I consumi medi sono calati in maniera drastica. Consideriamo nel 2015 l'Istat aveva stilato un resoconto sui consumi e era stato imputato che il consumo medio pro quota, pro capite, dunque ogni persona era di 0,85, cioè significa 85 grammi di pane giornaliero, che era il consumo più basso in assoluto dal dopoguerra del 2015. Oggi vediamo che sta ancora calando. La nostra azienda non ha perso clienti. Non abbiamo perso clienti, nel senso non abbiamo perso, i nostri clienti sono i negozi, i Certo. supermercati, quelli che forniamo direttamente, non abbiamo perso numericamente, ma abbiamo perso le quantità. Vuoi anche per l'entrata sul mercato di tante realtà, anche più piccole, che pur di
aumentare un po' di produzione, sono entrati nei supermercati dove storicamente una volta non entravano mai e hanno, diciamo, fatto un'azione commerciale, diciamo, per prendersi un po' di mercato anche loro, perché Certo. anche per loro sono diminuiti le vendite. Ma soprattutto non c'è più consumo, non esiste proprio più consumo, ormai è cosa quotidiana, le nostre famiglie, i figli, pane, che cos'è? Non lo sappiamo più. La mamma o il babbo sono andati dal dietologo, la prima cosa che tolgono è la pasta e il pane. Sono le prime due cose che vengono tolte. Alcune volte un po' artificiosamente, diciamo, perché è facile togliere il pane e la pasta perché costano Certo. poco. Alla fine non è che gli hai tolto tanto, e dicendo, magari non dicono mai, togliamo il cappuccino e la brioche la mattina al bar. Quello non lo dicono perché è ovvio, è quella parte, diciamo, un po' che Un po' di verrebbe a piacere. Eh mancare, un po', no? E allora sì. quello non lo vediamo, vediamo il pane e la pasta. Questo che poi è tutto dire anche dal punto di vista alimentare, non è che proprio siamo i cattivi di turno perché No. consumavano, però c'è questa tendenza dunque un po' a non consumare, un po' è che poi si è perso anche il valore, quello che era il valore ancestrale del pane, che una volta era il pane, era il Ma principe delle nostre tavole, tant'è che si chiama companatico è perché certo, quello perché che era insieme al storicamente si pane. mangiava con pane. Questo si è perso e non si recupererà più. A proposito di pane e di Ma quando ti presenti per magari presentare un nuovo tipo di pane con un impasto diverso, eccetera, in questo momento i vostri clienti sono ricettivi o tendono a tenersi sulle proprie? E qui entra un po' ci sono due motivazioni diverse. Una è sul territorio. Il territorio vietano purtroppo non ha perso negli anni precedenti un po' la cultura del pane, il che significa che siamo rimasti molto legati alla vecchia tradizione e composizione del pane. In altre parti d'Italia ormai vengono prodotti tutti i pani particolari, pani con miscele particolari, pani fatti con farine particolari, i famosi grani di grani antichi, o famosi grani. Vengono studiati tutti quanti. Il problema grosso qual è? Che noi non abbiamo un bacino di utenza importante per cui mi differenzio e provo a proporre un prodotto diverso, un prodotto che ha un valore aggiunto più alto, significa anche per l'azienda stessa. Qui no, e qui c'è una cultura del pane che è legata Quella ancora classica. al pane classico, il pane Ciabatta, ciabo. sciapo di Orvieto, umbro, simil toscano, però quello Quello rimane. Il che legato all'abbassarsi dei consumi, è legato al fatto che comunque sia è un prodotto a basso valore aggiunto, eccoci qua, ci troviamo in difficoltà, come diceva prima il Presidente, i consumi sono ormai alle stelle e non si Quanto riesce. costa un chilo di pane? Mediamente adesso siamo intorno ai 2,30. 2,30, 2,40, mediamente, perché c'è il pane che costa di più, Certo, ovviamente, quindi una media è dalle 2,30-2,40. piccole pezzature, e poi c'è la grande pezzatura che costa un po' di meno mediamente. Però indicativamente siamo su questo. E non sarebbe un prezzo fuori via, se non fosse che ci sono dei costi ormai che non sono più Gestibile. gestibili. Ma in questo periodo, l'anno scorso, quanto costava più o meno? Il pane quanto è aumentato? 1,80 così, Più o meno, adesso non è che vi quindi chiedo una cifra sarebbe precisa, sotto chiaramente. una media di 1,80, sì, una Quindi media. l'aumento è stato, Un 20-25%. diciamo, consistente nel breve periodo. Sì. È vero che è poco, ma è tanto se lo rapportiamo al periodo. Presidente, c'è un altro problema in questi ultimi mesi, che è quello del reperimento di figure professionali che vengano a lavorare. Ora non so se voi state cercando, non cercando, eccetera, ma anche per voi ci sono difficoltà? Ci siamo in difficoltà con più di tutto col fornaio,
Oggi mi serve un fornaio. Qui, ecco, se trovo un fornaio domani lo lavoro qui. Non posso trovare una Non persona si che trova, non si non trova. si riesce a Non si trovare. riesce per. Ma chi è venuto, non so, è venuto qualcuno però a proporsi? Hanno lavorato un mese, due, tre. Sono gli orari? Lavoro Il di notte. lavoro di notte, vero? Lavoro di notte. Una curiosità anche qui, così facciamo sapere se potete dirlo naturalmente, più o meno quanto può guadagnare un fornaio? Fornaio di oggi, qui da noi. Guadagna almeno 1.300-1.400. Almeno, diciamo. Allora, sì, Attenzione, questo è fornaio significa io gli do l'acqua, gli do la farina e fa il pane. certo. Allora, è ovvio, se io vengo, come qualsiasi lavoro, Un insomma, che professionista. vado a fare il calzolaio, se non so nemmeno tagliare il cuoio, non è che posso È pretendere chiaro. di avere delle risorse. Ma noi magari se lo alzi un fornaio, veramente fornaio, magari diamo anche più di quello che abbiamo detto, perché il problema è che non si trova né le figure professionali, perché non ci sono, e né ragazzi giovani che hanno voglia, hanno volontà Di imparare. di imparare questo mestiere, che è di sacrificio, perché come Ah diceva il certo, ci si presidente, sveglia prestissimo la è di notte. notte, non è nemmeno tanto, inizia prestissimo la sera, diciamo così, Sì. e che è di sacrificio bello. Però può dare delle soddisfazioni, la soddisfazione di vedere crescere il pane sulle tavole, di vederlo crescere dentro al forno, di sfornare i profumi, i sapori. Sono cose che oggi come oggi, forse ora, noi in maniera da anziani, da idealisti, Ora, anziani, dai. realizziamo, oggi si vede che non Non attira. attecchiscono, non attecchiscono sulle nuove generazioni. Però il bello, la soddisfazione di questo lavoro è vedere che appunto dall'acqua e dalla farina alla fine nasce questo prodotto che è la base della nostra storia. Certo. A proposito, se ne parla proprio in questi giorni, a parte il salario minimo, ma si parla soprattutto di taglio dei costi del lavoro, insomma, il famosissimo purtroppo cuneo fiscale, no? Sulle tasse. Le tasse sul lavoro. Forse questo potrebbe rendere più appetibile se dovessero diminuire le tasse sul lavoro e quindi il lavoratore si potesse trovare in tasca dei soldi in più, oppure secondo voi è proprio una questione di sacrificio? Allora, noi nei costi nostri che abbiamo adesso detto, ovviamente ci sono i costi del gas metano, e consideriamo che il gas metano si paga con l'IVA al 22%, il che già una grossa fetta, diciamo così, di quello che è il costo del metano è rappresentato dall'IVA. Sulle tassazioni, da un punto di vista di dipendente, via dicendo, siamo in enorme, non è che c'è. Però quello che incide molto dopo il Incidenza. metano e dopo il discorso della farina Materia prima. è il trasporto. Il trasporto a noi è una Sì, cosa è l'altra co l'altro dura corno del 10. problema è questo. Non avendo noi punti vendita, ma distribuendo Ai vari esclusivamente punti a vari vendita. punti vendita, abbiamo grosse difficoltà. Perché? Perché lo stesso furgone che 20 anni fa mi costava l'incidenza al chilo di pane, cioè l'incidenza di 20, 30, 40 centesimi, 20, 30 centesimi al chilo, oggi come oggi me ne incide 60-70 centesimi al chilo. E ovviamente il costo del carburante, sappiamo perfettamente, questo è un problema italiano, che non è il problema del costo del carburante, ma delle tassazioni applicate sul carburante. Il che la tassazione in sé, diciamo così, quella da virgolette 7,30 o così, è enorme come tutte le aziende, non è questo. Il problema grosso sono le tassazioni su e le materie prime e i beni di servizio. Perché, Prego. due parole, perché incidenza sulla manovra, 25-30% di un costo del prodotto. Se le tasse sono 8-10%, posso aumentare stipendio massimo questi 8-10%.
di più Certo, di più è difficile. difficile, questo è il. Presidente, l'abbiamo trovata prima che stava lavorando, stava facendo nello specifico, se non sbaglio, crostate, è Crostate, sì, possibile, vero? perfetto. Per esempio, sui prodotti da forno, anche lì, a parte gli aumenti, c'è un risparmio, si cerca di tagliare anche lì, secondo quello che avete voi come vendite, oppure ancora è un prodotto che tira. È un prodotto con il quale si punta fortemente perché a differenza del pane, Sono pasticcerie, sì. La Lo pasticceria ancora. possiamo portare dappertutto. Il problema del pane, come dicevo prima, il problema del costo del trasporto, che un furgone carico, hanno caricato 200 Quanto? euro di pane, 300 euro di pane, è fatto, cioè nel Alla senso, fine è pieno. quello, Pieno. non, ma poi non c'è proprio i dolci, e lo posso portare solo nelle vicinanze, Certo. perché altrimenti mi perde valore. Si fa sempre l'esempio, no? Se dice, su Roma avremo un possibile mercato di pane abbondantissimo, ma quando siamo arrivati a Orte possiamo anche buttare il pane dentro un fossetto e tornare a casa perché abbiamo perso Già già del posto. valore fino Certo, a Orte. Già a certo. Orte già siamo a zero, perché non possiamo portarlo. Discorso diverso invece la pasticceria. La pasticceria la possiamo portare, siamo stati adesso a un B2B a Spoleto organizzato da Confartigianato, dove abbiamo avuto degli incontri con importatori esteri perché possiamo affacciare sul mercato Ah, certo. estero, possiamo fare, perché il biscotto nostro, tra l'altro, la nostra biscotteria secca da forno, il che senza umido e che ha una conservazione che Più va lunga. molto alla lunga, e possiamo andare su qualsiasi tipo di mercato. Non è una passeggiata di Merlino, non è No, una. avete buona concorrenza anche C'è lì. Sì. concorrenza anche lì, c'è concorrenza anche professionale in alcuni casi, che è di livello veramente alto rispetto alla nostra artigianalità. Però forse come adesso, insomma, la strada che si vorrebbe provare a imboccare, che si vorrebbe provare veramente a portare fino in fondo, insomma, Quindi perché diversificare il più possibile anche i mercati, i assolutamente. clienti, diciamo così, anche per abbassare il rischio. Sì, ma per abbassare il rischio sicuramente, perché lì abbiamo avuto esperienze non edificanti, perché quando ci siamo riferiti a un unico referente che globalizzava la nostra produzione, ci siamo trovati malissimo, perché abbiamo preso le famose legnate, perché è ovvio poi Se si trova in difficoltà il il cliente, cliente certo. o si trova in difficoltà o è truffaldino o qualsiasi motivo, e tu sei subito quello diretto, Sei il quindi quello che primo che busca. ci rimette. E allora anche lì la differenziazione è importante, anche nei confronti con altre realtà che conosciamo, amiche, conosciamo di produzione, diciamo, differenziarsi anche dal punto di vista di clientela è importante, oggi è fondamentale. E per differenziarsi dobbiamo affacciarci su più mercati possibile, per la pasticceria parliamo sempre. Certo. Per questo buona l'iniziativa fatta dal Confartigianato, buone le iniziative che possono essere fatte, che ampliano, diciamo così. Ce l'abbiamo la possibilità, per la pasticceria è Sì. un peccato, ce l'abbiamo Noi l'ambiente laboratori, pasticceria. con laboratori così Sì. grandi, e E non possiamo quindi fare numeri, non possiamo ecco, ci fare state puntando. numeri. Ma Sì. quindi, Presidente, mi rivolgo al Presidente, i Giusto. conti come vanno in generale? In conti, leggermente oggi il medium per smettere di fare pane. Così in due parole. Per capire questo, come siamo messi noi Molto fornai, brevemente, sì, in maniera sintetica. perché praticamente con questi non siamo messi solo noi, con Certo. panificatori siamo messi, no, al momento secondo me panificatori siamo messi male perché problema numero uno, la farina, combustibile, tutto, l'energia elettrica e il gas, chi ne sta a ammazzare. La dico un'altra volta, E domanda che non c'è, e ovviamente. domanda che non Non c'è, c'è. certo. Poi tra l'altro, Non sappiamo chi sarà domani, perché non sa. si sta avvicinando la campagna di mietitura nuova. Purtroppo le due principali aree produttrici di grani per farine sono Russia e Ucraina, che in questo momento teatro di guerra, e
si parla di un fortissimo aumento ulteriore dei prezzi di questa materia prima. I vostri fornitori, per esempio, vi hanno già accennato, più o meno anche loro sono all'oscuro di quanto potrà e se quanto aumenterà. Fino adesso, fino a 4-5 mesi, mi È hanno quello. detto che ancora, io stavo parlando di farina, Sì. chi sarà dopo? Non si sa. Anche loro Anche loro non lo non lo sanno, sanno, non lo vero? sanno perché. Dipenderà anche i quantitativi che verranno sviluppati, che verranno fatti ovviamente in Europa. Considerando sempre che qui sfatiamo qualche mito televisivo, per quanto siano attendibili le nostre fonti. Però l'Ucraina e la Russia di fatto esportano grano nei paesi del terzo mondo, principalmente Africa, Medio Medio Oriente. Oriente, non lo portano in Italia. In Italia noi grano ucraino o russo pochissimo, si stima che era stato il Sì, il 4%, 3-4, il 3, non lo so. il 8%. Noi il grano in Europa, il grano lo facciamo per conto nostro, nel senso che non lo facciamo in Italia, lo facciamo in Francia. L'anno scorso la Francia ha avuto una produzione drasticamente abbassata del 60% addirittura. Per questo l'innalzamento dei costi della farina non sono adesso Di solo in quest'ultimo Italia, io periodo. credo. La farina era già iniziata a salire un anno fa. Già Ecco, aveva iniziato a sfatiamo salire. quest'altra cosa, che tutti gli Esatto. aumenti sono legati alla guerra, non è No, così? Quello no. Quelli del metano sì, del del gas, metano, quello del certo. metano sì. Però quello del grano no, perché il grano è ovvio che la produzione in Italia non la possiamo fare, quindi spariamo mito. Perché non mettiamo più grano? Grano duro, bene o male, riusciamo in qualche modo perché comunque sia ha anche una resa maggiore Sì. per chi lo mette. Ma il grano tenero non ce l'abbiamo in Italia e non abbiamo terreni dove poterlo mettere. Il che dobbiamo per forza prenderlo da fuori, fuori è Europa, il che non sarebbe da fuori, sarebbe da dentro comunque, perché il grano francese è per i famosi Sì, ma patti anche per di qualità e Londra, controlli, diciamo. è appetibile. La speculazione ovviamente poi vince e in questo caso sta vincendo la speculazione, perché non è detto che non ci sia il grano, perché il grano può essere che c'è anche. Messo dentro il silo, sono buono lì dentro che aspettano ancora che salgano i prezzi e poi tirano fuori. Questa speculazione del grano c'è sempre stata, e storicamente, non è che è Certo. ovvio, adesso viene cavalcata la guerra, viene cavalcata la scusa della guerra, eccetera, eccetera, per dire il grano aumenta. Non è vero, il grano noi l'abbiamo sempre preso in Europa, principalmente, ripeto, quasi la totalità, in parte nel nord Europa, del Nord Nord America. America, Per Canada. delle tipologie di grano che da noi non fanno, e basta. Abbiamo detto che è aumentato il metano, è aumentata la farina, sono aumentate in generale le materie prime. Altissima è l'incidenza dei costi di trasporto, ma qualcosa di positivo c'è? Adesso non è facile vederla. Ha detto bene il presidente prima, converrebbe smettere. Converrebbe smettere. Voglio. Io ce l'ho, non lo so, perché praticamente sul mercato, stiamo parlando di negozi, perché questi non sono problemi dei nostri. No? Certo. Io ho un problema sul pane. Quando stai a vendere, io lo so col costo, io stavo a vendere il pane con 2,20 euro, il negozio lo vende 3,80 euro, o 4, non mi interessa, mi stavo Sì, più o meno, dicendo certo. da mettere sopra 80, 60-80%, e meglio sul pane, una necessità, Dovrebbe essere un prodotto necessario. Una volta era un addirittura controllato il prezzo del pane, no? sì, un metro meno controllato. Di mettere 80, 30, 40 massimo, Cioè, starebbe anche la grande distribuzione, il ai grande negozi, distributore. cercare di calmierare un po' il prezzo di Potrebbe vendita. essere, adesso facendo un discorso un po' di marketing, il famoso prodotto civetta. Ah, lì il pane costa poco.
poi dopo recuperi su altro. Adesso Ma non questo diamo suggerimenti. invece Interpan, abbiamo visto l'Interpan che fine ha fatto, il pane civetta non ha mai funzionato. No, dicevo Però, per il cliente no, finale, no? dal punto di vista anche morale, virgolette, la voglio buttare anche sul morale. E se io, come dice il Presidente, ti vendo il pane a 2,30 euro, 2,20 euro, 2,40 euro, tu perché devi vendere il pane mettendoci sopra un altro euro? Sul pane non è il prosciutto di San Daniele o la lombata di non so dove. Cioè, nel senso, ha un valore aggiunto talmente basso. Qual è la differenza? Poi alla fine non è che un negozio ne vende 20 quintali, allora sono numeri importanti, Certo. ma che io vendo 10 kg di pane al giorno. Se lo vendo a un prezzo un pochino normale, invece guadagna 5 euro, ne guadagnerò 4. Ho perso 1 euro, ma non è che ho perso la mesata. Magari quell'euro risparmiato il cliente lo spende in Esatto, altro. sì, lo può spendere da altre parti, ma è anche un messaggio, una cosa di dire, no, non esageriamo. Questo è una, ovviamente, una cosa importante. Però l'altro, il resto, poi non, anche perché poi aumentare troppo il prezzo del pane, si rischia al contrario, ha detto bene il Sì. presidente della presidente, insomma, non mi ricordo, il presidente della Confederazione dei Panificatori di Firenze, in un'intervista, ha detto si può aumentare quanto si vuole il pane, poi alla Certo. fine non si vende più, il cane si morde la coda. Sì. Se io oggi faccio 10 kg di pane e lo vendo a 2 euro e lo vendo con 10 kg, domani lo porto a 2,20 perché non riesco più e lo vendo 8 kg. Certo, piano piano. Se allora lo porto a Siamo. 2,40 lo vendo 3 kg, 5 kg, cioè alla fine non riesco più a stare dietro, devo Certo. svendere tutto. Come diceva prima il presidente, Cioè oggi basta. siete nelle condizioni purtroppo di dire guadagniamo di meno noi per non Guadagniamo aumentare sì. come dovremmo il prezzo veramente effettivo di produzione, perché altrimenti converrebbe Avere chiudere. una marginalità decente sul pane oggi è Sì, impossibile. così. Cerchiamo di mantenere, di cercare di tenere i costi più o meno è. Poi è ovvio, vivendo nella legalità, noi che siamo tutti dipendenti, siamo tutti iscritti dipendenti, non sono persone a nero, non acquistiamo farina a nero, non vendiamo a nero, il che significa che siamo nella legalità. È ovvio, poi non parlo di concorrenti che non conosco, perché al di fuori di questa realtà ci sono personaggi o persone che riescono a lavorare sotto costo perché magari hanno i dipendenti, non sono dipendenti, ma sono dipendenti a nero, o non seguono le normative. Non hanno furgoni a norma come dovrebbero essere, non hanno portano il pane con le macchine, beh, lì si entra in un Un'altra sistema cosa che non che è per stare nella legalità, dunque nella regolarità della nostra della produzione e della distribuzione, i costi sono questi, è impossibile punto. vedere i margini, E è non ci sono impossibile. margini che oggi come oggi te li coprano. Faccio un'evocazione storica. È vero, una volta il pane era il fornaio, anzi, era la persona, una delle persone che guadagnavano di più. Cioè, nei paesi la persona più ricca era il fornaio, farmacista, Sì, erano questi, il medico, medico. quelli erano Oggi non è così. no, con delle marginalità ai tempi, vi garantisco che erano irrisorie rispetto a oggi. Faccio un esempio stupido: negli anni 60, negli anni sì, 60-70, la farina veniva pagata 35 lire al chilo, il pane veniva venduto 35 lire al chilo. Ma dov'è? Cioè, il guadagno dov'era? Sui numeri. No, era sulla resa, perché un chilo di farina Certo. dava un chilo e due di Sì. pane, e poi perché facevano il filone, invece al chilo facevano 900 grammi E ci siamo. e diciamo, e facevano i soldi. Noi oggi paghiamo 35, anzi adesso 60 centesimi a farina, il prezzo medio del pane è 2 euro in 32 euro a grammo. E non ci siamo detti. Certo, quindi questo è il problema. Presidente, la domanda è d'obbligo per chiudere. Lei è di origine moldava, la guerra è lì vicino. Non è che avete un po' paura, perché più di una volta i russi hanno detto: la Transnistria è nostra, però
E potrebbe essere un posto che ci potrebbe interessare per attaccare in maniera più profonda l'Ucraina. Sinceramente, come io persona, come moldavo, non ho pensato mai che Russia farà quel passo che l'hanno fatto loro adesso. Non ho pensato mai, perché siamo in una generazione che abbiamo cresciuto tutti insieme. E non ho pensato mai, hanno fatto uno sbaglio grosso, mondiale, perché tutto il mondo si sta girando dopo Eh sì. questa guerra. E il problema è che non ce l'ho paura, sì, ce l'ho, perché non si sa mai chi ti puoi aspettare da loro. Perché noi siamo un popolo, in realtà è un paese Piccolo e neutrale. neutrale, piccolo e neutrale, e per loro noi siamo come. E di questa c'è questa paura che può La paura è essere che voi siate il cuscinetto, il punto ideale il da cui punto, sì, il punto partire di per fare partire ben di altro. Cioè, non è il quell'altra problema, non è la parte. Mondavia, Noi la diciamo. Moldavia, sì, È altro. sì. C'è Quindi un po' di paura c'è. E speriamo che si un po'. fermi prima, comunque. Speriamo che si fermi, non sarà questi. Allora, io per ora vi ringrazio per la vostra disponibilità. Ricordo che il Presidente ha detto che sarebbe meglio smettere di produrre il pane. Ma i prodotti da forno sì, quelli si possono continuare a produrre, ma speriamo più che altro che si fermi questa corsa dei prezzi perché sta diventando un po' difficoltoso per qualche famiglia riuscire a mettere insieme non il pane con qualcosa, proprio riuscire a mettere insieme il mese, riuscire a pagare tutte quelle cose che non sono comprimibili, utenze. Il pane, la pasta, che sono i beni primari, è vero che si consuma sempre meno, però si compra. Tutti i giorni un pezzettino di pane a tavola ci deve stare, no? Allora, per ora vi ringrazio e alla prossima. Grazie.